Seconda edizione di una serata per Ivan qui alla discoteca Megà di Pescara. Si rinnova l'appuntamento di grande solidarietà in ricordo del giovane imprenditore Ivan Vaccaro, morto 2 anni fa a causa di una brutta malattia. Da allora alla sua famiglia, ma soprattutto i suoi tanti amici, hanno inteso organizzare questa serata in qualche modo anche di festa e di solidarietà insieme ad Adricesta per raccogliere fondi importanti a sostegno del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica della Santissima Annunziata di Chieti. La sala è gremita, ci sono tanti ospiti speciali e l'obiettivo, ripetiamo, raccogliere più fondi possibili per questo Centro Regionale di Diabetologia. Il progetto Arredi per il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, che ha sede presso l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, un centro che accoglie anche i bambini che provengono dal Molise e da altre regioni limitrofe e che ha un'utenza di circa 700 bambini. L'obiettivo è quello di arredare in maniera più allegra e anche più accogliente gli spazi dove i bambini trascorrono molto tempo per i controlli di routine, nonché l'acquisto di alcune attrezzature altamente tecnologiche e che permettono anche forse una diagnostica meno invasiva. Noi abbiamo fatto dei sopralluoghi con le nostre volontarie, con Antonella, la mamma di Ivan, e abbiamo pensato di organizzare questo evento a favore del centro. E come sappiamo, il diabete purtroppo non è una malattia curabile, non ci sono farmaci, anche se la medicina è andata avanti, purtroppo dal diabete non si guarisce, però possiamo migliorare comunque l'accoglienza di questi bambini, che sono tanti, che già devono sopportare tante difficoltà, e anche per i genitori, quindi creare degli ambienti più accoglienti, più colorati, con dei lettini più moderni e anche delle attrezzature sicuramente più avanzate e migliori, l'abbiamo voluto proprio, abbiamo detto sì, ce la facciamo, sono tanti, i fondi da raccogliere sono tantissimi, ve lo assicuro, ma non ci perdiamo d'animo. Io spero intanto di iniziare il progetto, di poter inaugurare per l'ottobre del 2023 già qualche cosina e già acquistare qualche attrezzatura. Piano piano ce la faremo, spero entro la fine del 2023 di realizzare completamente il progetto.